Questa è una domanda non, diciamo, no, non pertinente nei confronti del giocatore, più che una domanda mi sembra un'affermazione. Il cambio è perché mi serviva, avevamo perso intensità in mezzo al campo e mi serviva, avevamo perso intensità emotiva rispetto al primo tempo. Una partita difficile da valutare, sicuramente avrei ragione dicendo che non meritavamo questo punteggio. E soprattutto non meritavamo perché abbiamo avuto la palla del 3-2 con Scarpa, addirittura abbiamo avuto la palla del 3-3, del 3-2 per noi e poi del 3-3. E con un fuorigioco voglio valutare, non so se c'era o meno, che cosa voi l'avete visto, forse rivisto. Quindi una partita difficile da valutare. Certo è che facciamo degli errori importanti, ricorrenti. Soprattutto sui calci piazzati, perché siamo andati in svantaggio con una punizione dove la barriera evidentemente non so chi si è calata e quindi potevamo intervenire lì. Siamo andati sotto con un punteggio così importante sul rigore molto dubbio, che mi è sembrato compensativo rispetto al rigore nostro, che invece era evidente. Di là di tutto giochiamo contro una grossa squadra e non ci possiamo permettere degli errori, ad esempio come il gol sul calcio d'angolo, perché complica una rincorsa che stavamo effettuando di nuovo a 10 minuti dalla fine, 6-7 minuti dalla fine. Prendere un gol così che ci porta sul 4-2 significa chiudere la partita. Ma hai detto bene, la squadra sotto il profilo proprio della squadra è cresciuta, sotto il profilo del gioco. Io sono molto dispiaciuto per i ragazzi perché devo dire, uscire con questo punteggio così eclatante per chi non ha visto la partita non dice questa non sono una banda, insomma, in effetti questo non credo che anche la gente se ne è resa conto e quindi questo non dà riconoscenza a questa squadra. Però io devo vedere i soliti errori, nel senso che 5 gol sono tanti, ma sono tanti, lasciamo il rigore, lasciamo il fuorigioco che non voglio, io non sopporto l'ennesimo gol sul calcio d'angolo, è successo anche a Siracusa, curiamo tutti i piccoli particolari, è impossibile che cambiare 3 giocatori, nonostante nel mio staff ci sia Di Sanzo che cura tutti i particolari a livello di marcature, che ci perdiamo l'uomo a questo livello in area o perché non riusciamo a uscire veloci sul 2 contro 1 esterni. Cioè, questo sicuramente è sintomo di una squadra giovane che nel bene o nel male sta dando tanto, però poi all'improvviso c'ha dei blackout e hai contro squadre come il Catania, contro squadre come il Lecce, dove mettono 3 giocatori importanti all'improvviso, è successo anche col Monopoli, con Paolucci, questo non te lo puoi permettere. Io dico che siamo in grande crescita, ho paura di questa cioè, venivamo da una partita con grande entusiasmo, ho paura adesso di questo, del contraccolpo, però devo dire che nel filologico del gioco, nella qualità, abbiamo trovato una certa dimensione con Scarpa in mezzo al campo. Cioè, devo dire che mi spiace per i ragazzi, ma in questo momento io devo guardare il bicchiere, ripeto, mezzo pieno, e adesso devo tirare su una truppa che non meritava di andare a casa assolutamente con un risultato del genere. E mi dispiace per questo, mi dispiace anche per i tifosi, però noi dobbiamo continuare con questa qualità, dobbiamo stare attenti sempre comunque, e sotto certi aspetti comunque dobbiamo recuperare, e mi riferisco alla domanda sua, non possiamo dare delle croci perché abbiamo bisogno di tutti, abbiamo in questo momento bisogno dei giocatori di una certa esperienza, come anche Pietro, che probabilmente ha bisogno anche di continuità e ci deve dare una mano. Se stiamo sempre lì a rimarcare, che è troppo facile con tutto il rispetto e vi stimo tantissimo,
andare sui particolari, però per esempio Majorana è entrato molto bene. Quindi voglio dire, stiamo cercando di rendere tutti, soprattutto con queste tre partite di fila, nelle condizioni di poterci dare una mano, perché la rosa in questo momento non è ampissima e non possiamo comunque spremere sempre gli stessi. C'è un'altra partita con la Casertana sabato e quindi noi dobbiamo comunque dare modo a tutti di poter raggiungere la condizione per darci una mano. Questo è un problema che poi ci penserà la società con eventuali. Il ragazzo è stato offeso con dei boo razzisti, a volte non è facile, non è facile. Mi metto nelle sue, non voglio giustificare nessuno, in quel momento doveva essere anche abbastanza lucido nel capire che c'era un funzionario della Lega e quindi io adesso non posso, lui ha detto che ha reagito a questi bu e quindi io non mi posso permettere di in questo momento, in base a quello che uscirà dal comunicato ufficiale, che non sono quelle poche righe, ma ci sono altre motivazioni che poi escono dal referto arbitrale, e la società sicuramente valuterà, è logico che per noi è un giocatore importante, ma anche Galli nell'ordinaria amministrazione, lasciamo perdere, perché se vediamo i gol sono tutti frutto di. Ho giocato in D2, il primo gol è stato un gran gol di De Grazia e quindi il portiere in quel ci può fare pochissimo, tutto il resto tra il rigore, le respinte e cose varie sono, anche Galli è un signor portiere ed è un ragazzo eccezionale, quindi certo li vorrei tenere sempre tutti, mi è dispiaciuto non poter utilizzare neanche Picone che ha fatto così bene per infortunio, però purtroppo questi dobbiamo andare avanti fino a gennaio e dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare anche con questa sfacciataggine, perché poi alla fine il primo tempo c'è stata una squadra sola in campo. Dobbiamo limitare un certo tipo di egoismo perché abbiamo bruciato troppi contropiedi, andare sul 2-0 ci avrebbe portato dei vantaggi. Quindi sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare, ma anche questi sono situazioni, stiamo recuperando regolanti e piano piano stiamo cercando di portare tutti nella condizione migliore. Come ha detto giustamente il signor Nocera, siamo un'altra squadra rispetto a quella, dobbiamo continuare così. Adesso mi è dispiaciuto perché ero convinto di poter fare risultato anche con questo Catania, che è una squadra di altissimo livello, però voglio dire, noi sono belle altre partite che dobbiamo poi cercare di portare a casa. Anche se questa mi lascia un po' l'amaro in bocca, perché sicuramente in tutte le occasioni probabilmente la fortuna ci ha girato le spalle anche oggi. No, ne abbiamo parlato quando poi una squadra incomincia ad avere una fisionomia. Non ho voluto neanche mettere la doppia punta classica oggi alla fine perché credo, e ho messo regolanti, era stanco, ho messo negro perché voglio continuare con questa fisionomia. Se la squadra si ritrova in certe giocate, e ripeto, alla fine, se sfortunatamente la palla non so quando è andata fuori di scarpa, ma quella era un 3-2 e un possibile 3-3, parleremmo con la qualità che ha il Catania di una partita diversa. Quindi sono contento che siete soddisfatti da giornalisti, ma siamo tutti incazzati da tifosi perché probabilmente meritavamo qualcosa in più. Quindi vi capisco e in questo momento sono il capo di questa truppa dal punto di vista tecnico e vado con l'amaro in bocca, però sono consapevole che a questi ragazzi sotto il profilo dell'impegno e della volontà e della qualità del gioco che stanno esprimendo, dobbiamo chiedere qualcosa in più sotto il profilo dell'applicazione, della concentrazione. Non si può in un certo momento far chiudere la partita su un calcio d'angolo. Io sono molto incazzato per quello perché 10 minuti dalla fine, con la gente che ci dava una mano, in quel momento con la carica che potevamo avere, prendere un gol del genere è già successo altre volte e ti taglia le gambe.
dopo vabbè, l'arbitro si mette con la sua, con questo rigore inventato che probabilmente poteva anche farne a meno, però ripeto, sono amareggiato per questo, non certo per la qualità del gioco che stiamo esprimendo in questo momento. Dobbiamo migliorare, dobbiamo essere, come dite voi, più cazzimmosi, perché a volte anche quando si cala di intensità emotiva e fisica bisogna gestire la partita in modo migliore e questo non l'abbiamo fatto. Va bene? Grazie. Grazie.